Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Farming Simulator 2013. Oggi siamo qui per la terza puntata della serie americana. Allora, beh, innanzitutto ho messo Terry a lavorare che ho ancora bisogno di soldi, quindi diciamo sta seminando ancora colza e comunque non vi faremo tanto vedere in quanto seminatura e trebbiatura del campo, ma diciamo questa puntata, anche se mi arriverà fuori un po' più breve, vorrei dedicarla a vendita uova, vendita della colza e insomma altre cosettine che dobbiamo fare. Allora, innanzitutto la scorsa volta avevamo comprato le galline, quindi ci hanno fatto le uova e niente, adesso le raccogliamo così poi le andiamo a vendere. Poi ragazzi, una volta raccolte le uova, dobbiamo assolutamente andare a vendere la colza da qualche parte, diciamo dalla parte che ci danno più soldi. Il problema è trovare questa parte qui, perché non avendo mai il librettino originale, lì non, diciamo, non sappiamo esattamente dove si trovano i posti giusti, non dove si trovano i posti per scaricarlo, ma dove si trovano i posti giusti. Bene, dovremmo aver raccolto tutte le uova. Controlliamo un attimo. Carico di uova 19. A uova 2. Dove sono? Dove mi era scorso le uova? Che altro? Ecco, una abbiamo trovata e un'altra. Ecco, buon posto. Allora, mappa e prendiamo il trattore, prendo, diciamo, già il carro così lo riempio. Anzi no, vado solo così col trattore. Sì, lo riempio di colza così intanto cominciamo a guadagnare un po' di soldi perché ragazzi dobbiamo assolutamente comprare una seminatrice per fare le cose più velocemente perché è proprio palloso. Beh dai, ce ne sta anche abbastanza, dai che forse lo facciamo pieno a posto e vediamo se ce ne resta. Colza 191, vabbè, tanto adesso trebbieremo un altro campo. Allora, mappa, andiamo a vendere queste uova. Posto più vicino. Boh. Se non mi ricordo se era verso il basso. Vabbè, intanto andiamo in centro, ragazzi, e poi andiamo a vedere. Così impariamo anche un po' a usare sta mappa qua e appunto vi consiglio sempre di guardare i video perché praticamente anche noi appunto in base a quello che abbiamo bisogno cominciamo a scoprire la mappa e quindi i suoi posti, dove usarli, eccetera eccetera. Dove sarà mai andato? Mi pare di averlo visto prima. Anche perché poi ragazzi dobbiamo trovare anche in teoria il mulino che è quello per vendere le cose perché Station Flour Mill dovrebbe essere il mulino, quindi dobbiamo trovare anche quel posto là. Dato che Train Station è quella l'altra volta, Restaurant Station Warehouse, quindi sì, è il mulino. Eccolo là, wow, impariamo di averle viste da qualche parte. Speed limit 30, attenzione di scarsare. Trovate, cavo, anche il carteo. Comunque ragazzi, dai, raccontatemi qualcosa, cosa avete ricevuto per Natale, cosa avevate chiesto, avete, diciamo, ricevuto il regalo, quello che desideravate. Fatemi un po' sapere, dai. So che qualcuno ha ricevuto un tablet o qualcosa così. Qualcuno a breve riceverà il gioco. Quindi, insomma, dai, fatemi sapere.
giusto per raccontarmi qualcosa. Finalmente trovato il posto. Ecco, guadagnato 120 euro. E via così. E adesso andiamo a trovare questo punto di scarico. Gli passo tutti, prima o dopo incatto uno. Allora, andiamo a sto qua che... Andiamo a vedere. Allora ragazzi, questa in teoria dovrebbe essere station warehouse, una roba del genere, occhio e croce. Quindi andiamo al prossimo, andiamo a vedere, diciamo, cosa c'è. Ecco, lo vedete già in distante il silos, anche notte. Beh, in effetti c'è notte anche adesso, se è praticamente 10 e mezza, ma vabbè. Ok ragazzi, ora che ho sbagliato, questa in teoria è scusate, station restaurant, no, train station è quello dell'altra volta. Station restaurant in teoria non è per niente questo qui. Station warehouse dovrebbe essere questo, che ci dà 1200, ma io voglio il massimo, quindi quello che si può avere. Quindi ci resta Station Flour Mill. Andiamo a trovare sto Station Flour Mill ora. Bene, ci avviciniamo ad un altro punto. È sto occhio e croce del ristorante, quindi niente neanche qui. Allora, abbiamo Station Dinner, è questa. Station Flour Mill è quella che cerchiamo. Sì, vacca. Poi station, o no, station restaurant, forse è questa, no, questo è dinner. Station restaurant non l'abbiamo ancora trovata. Train station abbiamo scaricato l'altra volta, quindi so dov'è. Warehouse era la casa rossa di prima, quindi ce ne mancano due. Quindi ce ne mancano due. Allora, questa qui è qui, andiamo su quella in basso e poi andremo a trovare anche l'altra. Visto che ci siamo, vabbè, qui vicino ci sono dei mucchi per la raccolta di erba, vabbè, ma non, diciamo, per adesso non ci interessa. Comunque eccola qui, e comunque di solito, insomma, facciamo sempre le balle per poter, diciamo, guadagnare qualcosina in più. E niente, continuiamo a navigare per la mappa finché non troviamo sto posto. Purtroppo Terry, io so, a Zenaguerra si costo ping altissimo, però ragazzi, sto caricando un video, quello della Follow Me, che se non avete ancora visto andatevelo a vedere.
che visto che molti, diciamo, me l'hanno chiesta, ho deciso così di farla, quindi purtroppo bisogna comunque pure andare avanti sempre. Allora ragazzi, niente, non è neanche questa, perché in teoria questo è il restaurant a occhio e croce col caminetto così che fa fumo, e in teoria con la palazzetta qui davanti con i tavoli ci sta benissimo che è il restaurant. Quindi in teoria era quella di prima, se non sbaglio, dove eravamo andati prima. E vabbè, adesso ci riandiamo, appunto, non sapendo, non sembrava tanto, diciamo, da mulino o cosa così. Bene ragazzi, allora ritornato al posto di prima, così abbiamo fatto anche un giro di tutti, diciamo, tutti i punti di scarico. In teoria questa è lo station floor 1000, diciamo a 1000, aspetta, no, milk, latte, ma non 1000. Niente, se per caso qualcuno tipo alla mappa di punti segnalati di questa mappa qua, se in qualche modo per piacere potrebbe, diciamo, farmelo avere, grazie. Allora, scarichiamo, vendiamo, tanto comunque la colza è sempre alta, diciamo, e al massimo c'è qualche centinaio al massimo di euro, ma che neanche di differenza. E bene, arrivati ai 42.000, ancora poco, molto poco, e diciamo con il secondo campo arriviamo su, penso di fare altri 20-30 mila, quindi arriviamo sui 60-70 mila. E niente, poi appunto, vabbè, farò un prestito alla banca, dobbiamo assolutamente comprare una seminatrice più grande, perché altrimenti è impossibile andare avanti così, ci mettiamo troppo troppo tempo. Comunque, come vedete, è molto più difficile di quanto pensavo anch'io metterla da facile a normale. Quindi pensate voi, se la mettete in difficile, quanto, diciamo, la cosa diventi più complessa. Ma diciamo, il gioco in per sé non è difficile, perché vi dite, io trebbio 50 volte, faccio tutti i soldi che voglio. Però diciamo, per chi magari vuole fare le cose un po' più sbrigative, sta lì a trebbiare 50 volte con quel macinino di seminatrici che ci ritroviamo, si fa ben poco. Comunque adesso andiamo a vedere come ha preso Terry. Come vi ho detto, questa puntata non è che sia una puntatona di quelle bomba, è solo che appunto c'era qualcosina da svolgere, ho preso anche l'occasione per fare il video, in modo anche da portare avanti un po' le puntate, se no sempre questa trebbiatura avevi anche a Dubai, grandi non so quanto. Bene, lascio giù il carro, tanto qua siamo a posto. Potremmo anche vendere il carrettino piccolo, non so, fatemi sapere, giusto per guadagnare qualche soldino, ma insomma, cose da poco. Teoria sta facendo il disastro, guarda. Madonna. Ecco, questa ragazzi è causa del ping. Comunque mi vorrei fare un bel prestito a banca, andarmi a comprare una cavolo di seminatrice. Questa. Almeno, guarda, questa qua seria perfetta. Non dico questa, ma questa qua. No, perché trebbiare. Mamma, vabbè. Adesso niente, mi metto io al lavoro e lo mettiamo a controllare il gallo che non faccia troppo il furbetto con le galline. E dopo vediamo, dai ragazzi. Nuovo tipo di semina. Sì, concordo. D'ora in poi, ragazzi, voglio vedere tutti i seminari così, proprio alla cazzo, andando in giro, avanti in drio. Fortuna che non si mai, perché altrimenti sarei ancora peso. Intanto ragazzi, preparo la trebbia, qua non ho niente da fare. Allora ragazzi, niente, io qui stavo andando avanti a, diciamo, a seminare, però veramente non si finisce più, addirittura ha cominciato a crescere, diciamo, al primo stadio. Allora, l'unica cosa, diciamo, da fare è comprare un'altra seminatrice, quindi adesso
Ho mandato Zatteri 7 smonti e praticamente già allo store. L'unica è fare, diciamo, chiedere un po' di prestito alla banca, comprarsi un'elettrice da 8 metri e poi finalmente chissà che, diciamo, riusciamo a seminare più in fretta, quindi facendo più soldi. Questa seminatrice adesso non la vendo subito perché volevo aspettare a finire, diciamo, tutti i semi che ci sono all'interno e, diciamo, proprio per non buttarli via, diciamo in due si va avanti, diciamo, un po' così a seminare. Quindi eccolo qua. Allora andiamo alla banca qua. Allora, prestito è chiedi prestito sui miei soldi, sì, 91 dovrebbe bastare. Quindi adesso seminatrici, vien qua, compriamo subito, restiamo con 3000 e sono quelli che ci servono praticamente per comprare i semi per questa qua. E poi ragazzi mi metto a seminare e con questo, diciamo, vi saluto. Ormai il video è tutto, anche perché poi diventa troppo pesante e non riesco più a caricarlo. Quindi da FMarco95 è tutto. Lo so, questo video non è stato proprio un granché, ma diciamo spero nei prossimi video siano migliori, anche perché questa volta Terry, diciamo, sto caricando il video, quindi è impossibile giocare. Terry c'è come, diciamo, figura, ecco. E quindi da Marco95 è tutto. Ciao a tutti, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e ditemi se ho fatto bene a comprare una seminatrice nuova. Bene, avete visto, vi saluta anche Terry. Ricarichiamo la seminatrice. Dopo adesso sì che mi diverto io a seminare. Cioè, un'altra 3 metri, momenti, cos'è? 2 metri e 1 in confronto a 8 metri. Ragazzi, la differenza c'è e si fa anche prima. Ditemi se devo vendere il carrellino quello piccolo, secondo voi, per far su qualche soldino. Bene, ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.